tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un make up. Mi scuso per i capelli, ma ce l'ho accroccati perché qui c'è l'amico Tore, l'amico ventilatore, perché si sta morendo dal caldo. Allora, volevo fare un make up, quindi iniziamo subito col mettere ovviamente il correttore. Io utilizzo un correttore qualsiasi, essendo che non lo utilizzo proprio come vero e proprio correttore, ma lo utilizzo proprio per uniformare la palpebra, e quindi uniformiamo la palpebra. Vi mancava il mio specchiato. Allora, io all'inizio la metto con il pennello perché viene proprio bella, ampia e tutto. E dopo gli passo la spugnetta, perché sennò l'applicazione sarebbe troppo netta. Mi sono dimenticata di bagnare la piumetta, ma abbiamo questa. Sapore di cocco, sapore di cocco, sapore di cocco, sapore di cocco. Sì, sto sclerando perché tutti sono in vacanza, come se non fosse successo niente. E no, io non andrò in vacanza, vabbè che gli altri anni non ci sono nemmeno. Nemmeno gli altri anni ci sono andati in vacanza. No, perché gli uomini di casa lavorano anche in estate. Di solito io ci andavo a mare la domenica e poi tornavamo la sera. Cioè domenica mattina e poi la sera si tornava. E invece questa volta credo di no. Già mi viene l'orticaria, lo stesso che ci penso. Allora, oggi utilizziamo Anastasia Beverly Hills per Jekyll. Per Jekyll. Oggi prendetemi così perché mi va di scherzare e ridere. Questa è la palettina. E questi sono gli ombretti. Il trucco che andremo a fare... volevo utilizzare qualche ombretto e volevo utilizzare anche una tecnica che ho visto di recente. Allora, per primo metterò questo colore qua e lo metterò tamponandolo proprio dove ho l'osso, quindi cercatevi l'osso, che è questo, e tamponate. Come dice Carmi Mua, tap 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 tap, tamponate. Tamburello, facciamo un tamburello. Spero di non essere scesa troppo. In caso se vi viene male, alzate il sopracciglio. Allora, faremo prima un occhio e poi andremo a fare l'altro, perché sennò perdo troppo tempo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Invece vi faccio uno così poi vado a farlo in separata sede. Mi serve l'altro pennello, sempre della linea di Anastasia, perché questi qua sono quelli che trovate direttamente nei set. E vado a prendere un colore che utilizzerò poi per la transizione, che sarebbe questo. Poi ovviamente ve li scriverò anche giù nell'info box, non vi preoccupate, che è questo. E lo metterò, metto così, e lo metterò proprio al di sopra, così, tipo per contornare questo colore. È una tecnica che ho visto da una youtuber americana e sinceramente mi è piaciuta, però bisogna vedere se la so fare bene. Prendo un pennellino e inizio a sfumare le due colorazioni che ho appena messo. Anche se vi avvicinate
all'inizio dell'occhio non fa niente. Sfumate tutte e due bene, bene, bene. Io mi servirà la cipria perché ho alzato e quindi mi serve per sfumare proprio nella parte di sopra. Io utilizzo la cipria, scuoto leggermente e sfumo. Oltre che mi serve un pennello da sfumatura più ampio. Aggiungo leggermente ginger che è accanto, è l'altro colore sempre tipo aranciato, e lo metto come transition per sfumare i due ombretti. Adesso andrò a mettere un eyeliner nero su tutta la palpebra. Questo è molto molto pigmentato. Vabbè, mi sono sporcata. E lo metto proprio così grossolanamente su tutto l'occhio, ovviamente sulla palpebra mobile. Utilizzo l'eyeliner perché mi si aggrappa meglio per quanto riguarda il colore e poi sempre con un pennello da sfumatura sfumo i bordi senza salire di più per lasciare la sfumatura che abbiamo appena fatto. Vedete? Ovviamente poi qui lo andremo a pulire per far sì che oddio, si è sporcato il tavolo. Sistemo un po' l'attaccatura. Ovviamente l'eyeliner si può dire che è quasi asciutto. Anche l'eyeliner si asciuga. Ecco. E poi andremo a mettere, sono indecisa nel mettere due colori. Un po' spolvere. Allora, o metto questo, o metto questo qua. Ma sinceramente metterei Sponsored, questo qui. Direi di sì. Mettiamo quello. Vediamo se con questo pennellozzo viene bene. L'ombretto è molto molto bello. A me piace. In caso l'altro lo metterò poi nella parte interna. Andrò a sfumare qui i bordi. Come lo vedete, non è troppo forte perché voglio sdrammatizzare un pochettino la parte di sotto perché la vedo troppo. Prendo ancora un po' di correttore cipria e smorzo un po' il tono questo qui perché mi è venuto troppo aranciato. Invece per quanto riguarda il colore più chiaro lo andrò a mettere proprio all'inizio. Molto bello. Sì, mi piace.
Adesso sistemiamo un po' qui. Vabbè. Questo è perché non faccio mai la base prima di fare un make-up. Poi voglio sistemare la parte iniziale che è venuta un po' scura. Che dite? A me piace. Ovviamente, se non mi piace, poi non lo metto. Allora, piego le ciglia, che mi ricordo dove è il piego ciglia, eccolo qua. Piego le ciglia. E metto il mascara, questo qui di Astra, che mi sta piacendo tantissimo. Ovviamente voi potete mettere le ciglia finte perché starebbero da Dio. Allora, questo è l'occhio quasi finito perché adesso vediamo se vado a mettergli qualche cosa, ma direi che anche così mi piace tanto. Mi manca un po' di marroncino qui alla fine. Io sono un po' troppo fissita. Ecco qua. Allora, vado a fare l'altro occhio e torno subito. Allora, ho appena fatto la base, adesso volevo sistemare le sopracciglia e andrò a mettere questo. Anzi, aspetta, prima finisco gli occhi perché poi spolvero tutta la cipria e non vorrei che mi tocco le sopracciglia. Allora, finiamo l'occhio e andrò a utilizzare l'ombretto scuro che abbiamo utilizzato prima con questo leggermente più chiaro nella parte di sotto. Unisco tutti e due gli ombretti. Quindi prima vado con quello più scuro. E mi unisco alla parte di sopra e poi vado con quello leggermente più chiaro che spolvera tantissimo e vado a sfumare. Tolgo l'eccesso che ho. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Ok. E vado a togliere l'eccesso di cipria. La vado a togliere subito l'eccesso di cipria perché sennò, essendo una pelle secca, mi si deposita nelle rughette e poi non mi piace. Questi capelli non stanno fermi. Sistemo le sopracciglia. Metto soltanto questo mascara che adibito solo a fare la ricrescita dei capelli, ma io lo utilizzo sinceramente per fare le sopracciglia. Stavo pensando di fare
il tatuaggio, non proprio il tatuaggio, come si chiama? Il microblading, non mi ricordo com'è che si chiama, quello per le sopracciglia, per fare tutti i peletti, per sistemarli, perché a me piace proprio un bel sopracciglio abbastanza vistoso. Vado a mettere invece nelle ciglia inferiori questo qui di Essence, che mi piace. Ma non ho messo una matita. Come mai? Come mai? Mamma mia, mi sono sporcato. Mi sa che metterò qualcosa all'interno dell'occhio. Allora, una delle matite nere. Si è seccato già. Allora, anzi no, mentre ho qui le liner andrò a mettere proprio le liner di Kiko proprio all'interno dell'occhio. Vediamo. Ovviamente voi se non siete abituate a mettere le liner all'interno dell'occhio, non fatelo perché se non sapete se vi dà fastidio o altro. Io sinceramente ho già provato altre volte, non mi ha dato nessun fastidio e quindi lo metto. Però voi state attenti perché se vi dà fastidio non è buono, ovviamente. Io ovviamente ho toccato, cioè mi sono fatta il solletico e quindi questo è il risultato. Allora, non metto niente al di sopra, potrei mettere tipo un ombretto nero e tutto, però non metto niente perché non mi interessa, diciamo, se dura o non dura, perché le liner, vedete già, in un lato l'ho messo giusto, nell'altro no. A me di solito l'eyeliner dura abbastanza, ma ci sono delle volte che io proprio arrivato a casa già non ce l'ho più, quindi, ed è una cosa che mi dispiace tantissimo. Allora, per quanto riguarda gli occhi, il make-up è finito. Adesso vado a mettere il blush, andrò a mettere questo di J.Lo, che sarebbe il 127 Rosy. Andrò a mettere questo. Sorrisi nel falso in etione, voilà. Andiamo da questo lato. Ovviamente è un rosa abbastanza tenue perché già abbiamo gli occhi che sono abbastanza forti di suo, quindi è meglio non abbondare, sinceramente. Non vado a fare contouring, ma volevo fare un highlighter. Un highlighters e lo voglio fare con questo che è di Wet n Wild ed è questo colore bronzino doratino scioccantino e lo metto, anzi aspettate, prima mi spruzzo un po' di fix spray di Revolution, I love you. Di Revolution. Dov'è il mio ventaglio? Vedi che si asciuga subito. Si asciuga subito. Non è che c'è bisogno. Allora andremo a mettere questo colorino qua. Vediamo com'è. È tipo un dorato.
con questo make up ci sta, ci sta. Andremo anche da questo lato. Vedete? Se mi giro. Nasino e arc di capite. Nasino si fa per dire. Ok. Dove era messo? Qua. E dopodiché dovrei mettere qualcosa sulle labbra, ma metterò questo qui di Huda Beauty, perché essendo veramente un make-up abbastanza, metterò questo. Vedete l'effetto? Vi dà quell'effetto proprio particolare di questi lip gloss che sono strani, non sono come tutti gli altri lip gloss abbastanza appiccicosi. Hanno una forma strana perché oltre che sono abbastanza pieni, cioè il pennellino è abbastanza pieno che potete fare tutta la bocca, hanno quella sensazione di lucentezza che vi dà proprio con la luce riflessa. Non c'è bisogno né di mettere matita né di fare un contorno particolare. Già messe così esprimono tutto il loro modo, cioè il piacere delle labbra. A me piace tantissimo come ho fatto le labbra. Ovviamente voi mi direte nei commenti se vi piace o non vi piace. Allora, questo è il make-up che ho realizzato oggi. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se vi piacciono questi make-up su di me, oppure vi piace qualcosa di più semplice. Come avete visto, non ho utilizzato blush o illuminanti abbastanza, diciamo, sostanziosi, perché già gli occhi danno il suo effetto, cioè si vede benissimo, proprio l'occhio bello, bello potente. Non lo so, ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se avreste messo un rossetto o vi piace questo che ho messo io, che esattamente si chiama Lip Strobe e questo è nella colorazione Ritz ed è stupendo ed è quello di ovviamente di Huda Beauty. A me piace tantissimo perché spesso si vedono troppo i rossetti, si vedono le tinte labbra. Io devo andare a prendere il caffè, quindi a me basta questo proprio sulle labbra. E mi piace tantissimo, ve lo ripeto, mi piace tantissimo il fatto di non contornare le labbra con la matita, ma di lasciarle così al naturale. Ovviamente io aspetto i vostri commenti perché mi piace tantissimo rispondere a tutto quello che voi mi scrivete. E che dirvi? Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo perché state aumentando e siamo lì lì nel fare un giveaway perché vi sto sistemando delle cose, in più sto facendo il decluttering e quindi mi sa che vicino vicino ci sarà qualche video, non dico un giveaway, ma è un video per ringraziarvi. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!